parlavamo prima di individuo, non individuo, l'individuo se non è in relazione con qualcuno o in conversazione con qualcuno o in linguaggio con qualcuno non esiste, questo è un pregiudizio, no? La persona esiste o diventa quello che è, diventa una persona, acquista un nome, un carattere, una posizione attraverso una serie di rapporti, no? Relazioni e conversazioni, e diventa parte di una narrativa. Poi l'altro pregiudizio è che quello classico, diciamo, che è impossibile non comunicare, no? E anche è impossibile non rispondere alla comunicazione. Cioè, se succede qualcosa è impossibile che qualcun altro non risponda. Cioè, ci sono sistemi dove le persone sono abbastanza autonome e indipendenti, quindi il grado di risonanza reciproca è piuttosto basso, altri invece in cui è abbastanza alto, cioè qualsiasi cosa fa una persona, l'altro risponde. Diciamo che i sistemi cosiddetti più patologici sono quelli che hanno il più alto grado di risonanza, dove quello che avviene, in certo senso, è immediatamente, provoca immediatamente una risposta in qualcun altro. Probabilmente il lavoro anche della terapia è col tempo di diminuire questo tipo di risonanza, per cui ogni individuo acquista un suo spazio, diciamo, autonomo in cui può fare qualcosa senza immediatamente provocare una risposta negli altri membri del sistema. Quindi il terapeuta, quello cos'è che fa? Il terapeuta si interessa, almeno questo è il pregiudizio, diciamo, di tutti questi collegamenti. Quindi quando una persona parla o fa qualcosa, con l'occhio osserva l'altro, no? Cosa sta facendo l'altro nello stesso momento, come uno reagisce. Poi, l'altro che i sistemi sono tenuti insieme, l'altra idea, da storie, da idee, no? da premesse, diciamo. Cioè, sono premesse molto solide, molto potenti, che in qualche modo sono costruite insieme. Nel tempo la gente che sta insieme costruisce delle storie che sono molto potenti e che sono molto vere, diciamo. Anche se sono costruite, hanno un carattere di verità per le persone che le vivono molto solide. Cioè la gente si suicida, diciamo, per queste idee, no? O è disposto a morire, insomma. Quindi sono idee molto vere, anche se nel tempo sono costruite. E naturalmente queste costruzioni, che sono la possibilità per l'essere umano di diventare quello che è, no? E quindi libero, possono essere anche la prigione, diciamo, no? Uno, gli esseri umani insieme costruiscono anche le proprie prigioni, ed è quello che troviamo, vediamo quando le persone vengono da noi. Molto spesso sono persone che hanno costruito una cella, no? Una prigione intorno a sé, e da soli non riescono a uscirne. Perché qualsiasi cosa fanno in qualche modo diventa parte della prigione, qualsiasi tentativo di uscire aumenta, no, la chiusura, qualsiasi nuova idea viene riciclata e ridotta al punto di partenza. Per cui, no, la posizione del terapeuta è, no, naturalmente quella classica, cioè come entrare dentro questa prigione senza essere cacciati, no? E se uno entra e vuole cambiarla, dice quello che fate è sbagliato, naturalmente viene subito licenziato. Se d'altra parte entra e partecipa e segue completamente le stesse idee, naturalmente allora non le cambia. Quindi tutto il gioco della terapia è come entrare e nel suo tempo come continuare a sfidare, no? A provocare, no? Cercare di cambiare, cioè, no? Rompere certi schemi. E naturalmente con che cosa? Con il comportamento, con il linguaggio, no? Con le istruzioni, con i meccanismi, i parafernalia, diciamo, dei terapeuti, no? Ognuno ha i suoi, no? Ognuno ha il suo stile, diciamo. Qualcuno può usare l'umorismo, no? Come modo di agire, un'altra persona può usare il dramma, no? Oppure l'autorità, no? Adesso d'ora in poi fate quello che vi dico io, no? Oppure come si parlava stamattina, di prendersi cura, no? Anche quello è un atteggiamento. Quello che penso sia importante è che ognuno di noi come terapeuta deve
sapere quello che fa, cioè essere cosciente di che stile usa, di che pregiudizi usa, quali sono i propri pregiudizi, e in qualche modo essere responsabile dei propri pregiudizi. Se un terapeuta ha la passione di prendersi in cura, no, deve sapere che ha questa passione e deve anche rendersi conto dei pericoli di questa passione, no, quindi e utilizzarla, no, e avere un aiuto. Uno dei grossi aiuti che noi abbiamo al centro è di lavorare sempre in gruppo, per cui qualsiasi cosa uno fa, anche no, le cose più strane, c'è sempre qualcuno dietro lo specchio che può fare un commento, no, e salvare la persona da quello che sta facendo. E quindi e attraverso, no, questi commenti degli altri dietro lo specchio uno impara, no, a capire anche quali sono i propri pregiudizi, la costruzione che uno ha fatto. I pregiudizi che poi, diciamo così, un terapeuta cosiddetto ingenuo, cioè uno che va all'inizio della terapia, probabilmente ha due o tre pregiudizi, no? Sono sempre quelli, diciamo. No? Sono proprio i pregiudizi che ha imparato da suo padre e sua madre, no? Molto semplici. E poi nel tempo del training, no, aumenta la varietà, diciamo, di possibilità. No? Per cui, no, si aumenta il livello, no? Si propone in vari modi. Esatto. Oppure, ecco, cioè, se uno imita i pregiudizi dell'altro è sempre una posizione, no, di figlio, diciamo. Uno, quando comincia a inventare i propri pregiudizi, allora comincia a essere autonomo, dipendente. Questo è tutto. Diciamo che un terapeuta abbastanza formato dovrebbe avere almeno 25 storie in testa pronte a usare in ogni momento, no? Quando gli capita. E allora, dico subito, cioè, che qui no, c'è un caso, una ragazza di 24 anni che è, no, descritta come vittima, diciamo, di una sindrome dissociativa che dura da 6 anni. Si è buttata da una finestra un anno fa, per cui si è ferita anche le gambe, per cui ha difficoltà a camminare adesso. E ogni tanto viene descritta come una che vuole scappare di casa, quindi non si sa dove va, i genitori spaventatissimi perché potrebbe suicidarsi. Dopo torna in casa, sono disastri, litigi violenti, particolarmente con la madre. No. Padre viene descritto come il classico padre assente, no? Che viene a casa quando sa, qualche volta. C'è una sorella minore, quella è perfetta, come solito, c'è sempre il matto e il perfetto nelle famiglie, no? Cioè la figlia che fa le cose giuste. Cioè, sono andata anche in ospedale psichiatrico, cioè lei è stata ricoverata un paio di volte, poi è andata a casa, i genitori sono in stato di panico permanente. Interessante che a un certo momento il padre dice, è 2 anni che io cerco di venire qui al centro, no? E solo adesso mi avete accettato. Non ho capito perché, ho detto, forse perché qui io non sapevo che ci volevano le raccomandazioni. Prima volta che scopro che ci volevano le raccomandazioni. Invece ci voleva, che lui era venuto un giorno, si è presentato lì e ha detto posso venire con la mia famiglia? E gli è stato detto, insomma, telefoni da casa perché qui nessuno abbiamo detto. E qui non si è più presentato. Poi c'è stato un medico dell'ospedale, del paese dove abita, che ha chiamato e quindi questo è stato l'invio ufficiale. Quindi è 2 anni che lui aspetta, no? Ecco, il pregiudizio che lui aveva era io vengo lì perché voglio che qualcuno mi dica come gestire questa ragazza, nessuno me l'ha detto ancora. La ragazza, il suo pregiudizio invece è no, io con questa famiglia non posso vivere, no? Quindi è inutile stare insieme, io, il mio problema è solo lavorare, guadagnare e andarmene. Queste sono le loro idee. Adesso si vedrà subito, per esempio, che la ragazza immediatamente è contraria alla terapia familiare, no? Dice, cosa serve? Io ho già deciso di lasciare questa gente qua, cosa facciamo la terapia familiare? Perché? No? Quindi creerà un po' di problemi. E anche in seduta comincerà a ripetere quello che fa a casa, cioè comincia a uscire dalla porta, rientrare, uscire. Però lì facciamo un gioco interessante, cioè quando esce, io gli dico, perché non va dietro lo specchio a
parlare con i colleghi, no? Vedere se hanno un'idea migliore delle mie. E ora lei va avanti indietro, tra la seduta, quindi dietro lo specchio. Quindi facciamo un gioco di questo tipo. Beh, faccio vedere intanto. Cioè, ho già il pregiudizio, diciamo, che lei non è indipendente, ovviamente, da questi genitori, no? Sappiamo che una persona così vive solo per loro, no? Ha solo in mente loro. E questa idea, me ne vado, è il grido disperato di una che non riesce a uscire da questa trappola, no? Una che si butta dalla finestra per scappare, ma non ce l'ha fatta. Ecco, poi quando è andata l'ho lasciata andare, anche lì, è una che vuole suicidarsi, è pericoloso, no? Potrebbe andare a una finestra e buttarsi fuori, cioè, ci sono tutti questi pensieri. Devo alzarmi, corro dietro? Se io adesso le corro dietro, allora ho accettato l'idea che lei è una donna incontrollabile, no? Che non ha testa, che è matta, eccetera, no? Quindi entra quella trappola lì. Io dentro di me spero, ci sono i colleghi dietro lo specchio, che se salta dalla finestra la fermano prima. Cioè bisogna essere aiutati da qualcuno. Cioè, se la vedono andare a fare qualcosa di pericoloso. Infatti però lei era lì che camminava ed è andata direttamente dietro lo specchio. Quindi se uno impara a vedere le connessioni e vede tutti questi rapporti, dice, no, a un certo momento anche essere trasparenti è facile. E infatti questo è la tradizione del Milan School, no? Era quello di aspettare, parlare, fare domande circolari e poi da dietro lo specchio e la farsi delle ipotesi orrende su quello che viene detto lì. E poi andare lì e dirgli qualcosa alla fine, no? Adesso no? Con questa trasparenza a un certo momento uno comincia subito a buttare le idee che ha, no? All'inizio gli allievi facevano domande su come ci comportavamo noi, mentre noi parlavamo sempre di famiglie, gli allievi parlavano sempre di dei terapeuti, per cui siamo stati costretti a osservare i nostri comportamenti. Da lì è nata questa idea classica delle domande circolari, della posizione neutrale, del bisogno di avere sempre un'ipotesi, che in qualche modo ha creato le basi del nostro insegnamento. E poi abbiamo cominciato a parlare della struttura del terapeuta, da dove vengono le sue idee, come riesce a organizzarle, come vengono usate nel rapporto terapeutico e in particolare come le idee del terapeuta in qualche modo creano un circuito che possiamo quasi definire cibernetico con le idee della famiglia. Ci sono stati vari momenti, all'inizio eravamo più nell'idea di fare qualcosa alla famiglia, quindi più interventisti, e aiutare gli allievi a inventare metodi di intervento. Poi c'è stato un cambiamento in cui abbiamo fatto meno attivismo verso i terapeuti e le famiglie e più attivi invece con gli allievi, creando molte simulate e alla fine con l'uso della Reflecting Team. Un grande cambiamento è stato anche il tipo di allievi che ci sono stati. All'inizio allievi erano gente che avevano già fatto anni di psichiatria o di psicoterapia e quindi erano esperti, persone esperte che venivano a imparare un metodo diverso o aggiungere al loro metodo. Negli ultimi anni abbiamo cominciato ad avere allievi alle prime armi, quindi abbiamo dovuto modificare il nostro stile, il nostro modo di intervenire. Quindi ci sono state varie modificazioni nel metodo di insegnamento. Si partiva, all'inizio eravamo molto anche teoretici, quindi facevamo fare delle letture fondamentali, lasciate spesso all'arbitrio
dell'insegnante affidato a ogni gruppo. Mentre col tempo ci siamo più orientati verso, no, il mentore, il terapeuta, l'allievo, quasi subito nel sistema, nel sistema famiglia, e vedere come questo terapeuta reagisce. Adesso ci sarà ancora qualche cambiamento, da quando la scuola di Milano ha ricevuto l'approvazione per il diploma di psicoterapia, e anche qui si può intuire che ci saranno vari cambiamenti. Noi, sempre partendo dai tre principi che avevamo insegnato all'inizio, abbiamo sviluppato diverse idee. Per esempio, l'ipotesi è diventata sempre più una costruzione di storie, costruzione di narrative. Nella parola ipotesi c'era sempre un concetto di verità, tutto sotto c'era un significato di cercare qualcosa che veramente esiste. Nel tempo l'ipotesi si è trasformata appunto in narrativa o storia. Ogni essere vivente, ogni gruppo vivente non può non avere una storia, non può non costruire una storia nella sua continua conversazione con il suo contesto. Mentalità significa praticamente uscire dalla posizione lineare che è basata sulla dare colpa a qualcuno o qualcosa e essere affascinati solo dalle connessioni. La cerebralità è l'unico punto che è rimasto sempre, io direi, invariato e che è uno dei cavalli di forza della scuola di Milano, riconosciuta anche da tutti gli altri. Molte persone, quando parlano della scuola di Milano, dicono domande circolari. L'intervento sistemico è nato, partito in una morata nelle famiglie individuali che venivano privatamente nel nostro centro o anche in vari centri del mondo, andavano famiglie che chiedevano un aiuto personale. Ma io penso che l'effetto più grosso è stato nelle istituzioni, dove si, tipo ospedali, centri di igiene mentale, service, che ha un po' modificato il modo di pensare di molti operatori, che si sono staccati dall'idea di interventi particolari, di azioni precise, preparate, ma ha acquisito invece un modo di pensare, che noi chiamiamo un modo di pensare sistemico, che in qualche modo ha rivoluzionato molti degli atteggiamenti degli operatori sociali. Noi siamo stati invitati negli Stati Uniti all'Acclimate Institute nel 1978, quella è stata l'introduzione della scuola di Milano negli Stati Uniti. Da lì siamo partiti a essere conosciuti in molti posti. Abbiamo avuto inviti in California, inviti a Chicago, abbiamo fatto un tour di tutto il Canada, di tutte le province del Canada, cominciando dalla British Columbia, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Nuova Scozia. E poi, una volta presentata la il modello in tutti gli Stati Uniti, no, gli inviti però più permanenti e costanti sono venuti dall'Europa, Germania, Inghilterra, in particolare paesi scandinavi. Quindi è interessante che, come sempre, l'America una volta, non diciamo così, ha assorbito l'idea, capita il modello di idea, sono passati in prato, hanno in qualche modo riciclato quello che veniva fuori dal sistema di Milano
c'è stata una certa perdita di interesse. Anche tutte le modifiche che abbiamo fatto ultimamente, il cambiamento della seconda cibernetica, non ci viene riconosciuto negli Stati Uniti. Noi negli Stati Uniti siamo conosciuti come il modello milanese, diciamo così, moda degli anni 70. Quindi ancora adesso questa è la nostra reputazione. Mentre invece in Europa ha causato molto di più. Una spiegazione potrebbe essere che l'Europa funziona con sistemi di terapia sovvenzionata dagli stati. C'è una National Health Service, no? In Germania, Francia, Italia, Germania, Inghilterra, che non esiste negli Stati Uniti. E la terapia familiare, dal punto di vista economico, non è, diciamo così, applicabile negli Stati Uniti. Infatti, la terapia anche negli Stati Uniti è diventata sempre più una terapia di interventi brevi, interventi rapidi e spesso anche con una persona o due persone. Che la psicoterapia sia in crisi in generale non sono tanto sicuro. È in crisi, no, la questione economica della terapia. Ormai tutto il mondo si aspetta che la psicoterapia venga pagata dalle assicurazioni, le quali mettono sempre più rigidi schemi, diciamo così, di comportamento ai vari terapeuti. Per cui la curiosità è venuta dall'idea di uscire da questa della parola neutralità che veniva criticata specialmente nei movimenti femministi nel mondo anglosassone. E poi voleva introdurre l'idea che l'essere umano non può essere neutrale, l'essere umano se si mette in contatto con qualcosa diventa attivo. L'idea di neutralità sembrava una posizione quasi passiva, mentre la curiosità aveva il senso dell'intervento, dell'interesse, di voler sapere qualcosa di più, quali sono le idee che curiosità verso le idee che sono all'interno della famiglia, che tengono insieme questi sistemi, non solo famiglie, ma anche gruppi sociali e organizzazioni, e curiosità anche verso le idee che i terapeuti sviluppano, che in qualche modo li rende, li mette in condizione di agire. Da cui poi è nata l'idea dell'irriverenza. L'irriverenza è una volta capito, una volta intuito quali sono le idee che in qualche modo dominano il discorso, il rapporto tra terapeuta e famiglia, terapeuta e strutture sociali, nasce il problema cosa succede quando queste idee forti invece di diventare una qualità del sistema diventano un pericolo. Viene nata questa idea che un atto terapeutico molto spesso è un atto di irriverenza verso idee fisse, idee precise, specialmente idee del terapeuta, perché è l'unica persona che può cambiare le proprie idee, non possiamo cambiare le idee della famiglia. Noi possiamo dare l'esempio di come eventualmente cambiare le proprie posizioni. Naturalmente, no, l'irriverenza è verso idee forti, idee rigide, idee che in qualche modo sono necessarie per un certo periodo di tempo per la sopravvivenza del sistema, ma che diventano, quindi diventano, da un certo momento in poi. E queste, appunto, queste idee forti sono i pregiudizi. Quindi anche qui l'idea era di dire che le idee sono necessarie, ma sono anche pericolose. I pregiudizi sono inevitabili e non necessariamente, non solo la parola pregiudizio in genere implica un giudizio negativo, un'opinione negativa. L'idea era di dare un valore ai pregiudizi come inevitabili e come riciclabili se vengono messi al servizio della conversazione che uno sviluppa tra i colleghi, tra i colleghi della famiglia, tra i membri della famiglia, tra loro.
La psicoterapia sistemica ha un futuro o non ce l'ha? Certamente ha un futuro, però la terapia sistemica, come parte della sua struttura, è quella di adattarsi ai continui cambiamenti che avvengono nei servizi sociali, nel pensiero collettivo, nelle strutture delle famiglie, nella cultura in generale.